Secondo me è importante parlare di endometriosi semplicemente per far conoscere questa malattia che riguarda una sfera un po' tabù. Ho deciso di parlarne sui social esattamente 3 giorni dopo la mia diagnosi perché ho pensato a Erika del passato. Ho pensato che Erika avrebbe voluto vedere e sentir parlare qualcuno anche tramite i social di questa malattia.